Vogliamo ridare prima di tutto voce ai quartieri, quindi la partecipazione deve partire dai quartieri e vogliamo riprendere tutto quello che è bene comune, rimetterlo in capo all'amministrazione e alla partecipazione dei cittadini. Le città hanno bisogno di energia, hanno bisogno di competenze, ma soprattutto hanno bisogno di chi ha la forza di poter ridare spazio alla democrazia e alla partecipazione delle persone. Dobbiamo garantire che ci sia una vivibilità per tutti, che tutti possano finalmente partecipare alla cosa pubblica, e quindi questi discorsi sono semplici, facili, e io penso che gli uomini e le donne di questa città sapranno riconoscere chi può fare il bene di il loro bene e il bene di Perugia. La sinistra che non difende il capitale, la sinistra che non difende i potenti, la sinistra che parte dai problemi della gente e cerca di dare risposte, questa è la sinistra. La casa della sinistra è stata scippata a suo tempo e oggi ci ritroviamo a dover finalmente far capire alla nostra gente che ci sono ancora quegli ideali e che insieme libertà, giustizia, uguaglianza per tutti, oggi possiamo ritornare ad attuarli, a portarli avanti. Una città in comune dove ognuno si senta protagonista della propria vita e della storia collettiva di una città superba e gloriosa come Perugia.